Il progetto per lo stoccaggio della CO2 a Ravenna, su cui si è espresso Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, che si è detto pronto a candidare la città al primo bando del Fondo per l'Innovazione Europeo, trova il plauso di Confindustria Romagna, che però chiede più segnali da parte del governo sulle estrazioni in Adriatico e sul distretto dell'energia. Ai nostri microfoni il presidente della delegazione ravennate, Tommaso Tarozzi. Siamo contentissimi, accogliamo con estremo favore questa iniziativa. Sappiamo che è un'iniziativa che è un istituto di ricerca e quindi avrà delle tappe per poter mettere a punto le tecnologie e sviluppare nei prototipi e poi dopo applicarli in maniera ampia, che richiederanno almeno 3-5 anni. E quindi è un'iniziativa di prospettiva. Evidentemente le sorgenti di CO2 importanti che derivano dalla produzione di energia elettrica presenti negli impianti di Eni si prestano benissimo a essere catturati e poi essere immessi in depositi non più utilizzati, quindi anche con una prospettiva di recupero delle infrastrutture che altrimenti sarebbero abbandonate da smantellare. Nello stesso tempo però pensiamo che è strategicamente importantissimo che nella politica di sviluppo di una strategia energetica l'Italia ponga fine allo stop all'estrazione del gas in Adriatico che è stato deliberato circa 2 anni fa.